Vedi, 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 io sono talmente poco professionale, caro Michele, che mi ero dimenticato di, di inserirmi nel video. Da Quindi, questo imbecille era dietro le quinte e faceva i balli. Che ballavo, cammino, che ballavo. Accendo anche un'altra luce, visto che siamo a Luci Cinemas. Hai visto che oggi non ho il volto diviso da una luce... Meno del solito, ancora un All... po'. sì. Allora, comunque, io lo devo dire... Tra problemi, questo, scusami, c'è mm. questo inception clamoroso che è la stessa maglietta che è sottostante alla grafica. Madonna, che bellezza, hai visto? È tutto Mettiti nella stessa posizione è in avanti, tutto... un po' più su, vada lì. È difficile. <ride> boh, è tristezza, allora, però... allora, amico, non sono amico tuo, l'ho capito, però Bravissimo. bisogna dire una cosa, chi ci segue. Con eh, gioia in tutte queste settimane saprà che sul mio canale, ma anche sul suo, quando stremiamo, senti che termine alle 14. Io per ora ho sempre avuto problemi di lag quando sono in questa postazione, ma solo con te. Perché poi alle 5 da mattia mai. Io ci ho riprovato pure oggi se dovessero esserci i soliti problemi, te fammelo notare, che così io almeno mi rimetto sul divano dove arriva il LAN, perché fino a qua non arriva. So che alla gente non interesserà niente, ma io le cose le voglio fare bene, anche perché oggi siamo alla quindicesima puntata, ma nella tredicesima sul mio canale ci sono stati talmente tanti problemi che chiunque, chiunque la riguardasse adesso noterebbe che il primo minuto è saltato, quindi te clicchi play e parte non lo so, dopo un minuto e poi ci sono tanti momenti di lag, ma va bene così senza parole saluto quelli che si stanno connettendo in chat, vedo Linda Arrigoni che è molto curiosa di sapere la nostra sul trailer di Beetlejuice Beetlejuice, Michele B Fabrizio Borghi, ci salutano ci augurano buon pomeriggio Cugino di Alessandro Cugino di Alessandro Borghi, assolutamente sì eh, vi ricordiamo di utilizzare la comodissima ma che dico comodissima, comodissima Funzione super chat che vi permetterebbe di mettere in evidenza il vostro commento su tutti gli altri e per di più di sostenere economicamente il mio operato su YouTube. Ragazzi, volete altre puntate di innocenti ma non troppo? Donate! Detto ciò: detto ciò, ci sono tre argomentini. Tre argomentini, io direi di iniziare da un argomento di riscaldamento, cioè questo qua. Puniversi, in arrivo il crossover dei classici delle fiabe in salsa horror, ma bisogna andare con ordine perché, chiunque non lo sapesse lo scoprirà oggi, è uscito un film non indipendente, Ai Limiti della Miseria, che si intitola Winnie the Pooh, Sangue e Miele, e non solo al box office statunitense è andato benissimo in Italia ora, è, ora, è andato molto ora, bene al ora, ora, Guarda, ora. rispetto al, link, al budget utilizzato è andato molto bene se vai a fare un controllo eh. è stato un fenomeno quindi the and miele. ho guardato prima ma indipendentemente da questo è uscita in Italia un'edizione per... cioè... è cassato 1 milione e ma si è girato con 3,40 euro <ride> ho capito ma ti dico eh. comunque... fai è stato molto più importante come comunque fenomeno... è uscito in Italia in una bella edizione della Midnight 4K addirittura 4K addirittura cioè ci pensi che non si trovano i 4K dei film di Woody Allen a parte ora un colpo di fortuna. Però, vabbè, è eh, bello anche sono. così. Io me lo sono visto perché alla base, indipendentemente bello, brutto, l'idea di prendere un personaggio chiave delle nostre favole d'infanzia e trasformarlo in un icona horror mi ispira. Cioè, l'idea di vedere un qualcosa legato ai bei sogni, a, alla nostra Età più infantile, trasformarlo in un Freddy Krueger della situazione. Beh, dentro Cinema 98 dice ha incassato più di 4 milioni su un budget di 100.000 Anch'io sì, avevo visto. cosa il di... mondo, ma ripeto ragazzi, Terry ne ha fatti ben di più. È costato anche qualcosa di più, e diciamo eh, anche: fe... allora ho contestato la definizione perché un fenomeno è The Blair Witch Project, project che costa. 500.000, 200.000, 100.000 dollari e ne incassa 300 e passa cioè okay. alla fine è comunque nella nicchia della nicchia della nicchia dove vivono i deficienti come Andrea Barone 200.000 200.000 e 300 Shiro però, ricordiamolo detto ciò, io ho provato a vederlo il film e l'ho anche portato a termine l'ho recensito sul canale Purtroppo è veramente, veramente brutto. Solo l'inizio con questi inserti d'animazione mi avevano fatto dire: Ma dai, questa idea è carina. Poi, per il resto, sembra di vedere l'intro di un film porno dove non si arriva mai al dunque, dove la recitazione è talmente dozzinale che non ci si crede. Poteva essere carina l'idea di prendere Winnie the Pooh e trasformarlo in un perfido assassino che vuole uccidere Robin perché lo ha abbandonato e anche. Diciamo Vedere l'essere umano con questa maschera da orso sul volto dava l'idea di, di, di qualcosa di, di esplicito, di, di sporco, di grezzo, solo che tutto il resto è da buttare via. Il successo, che sia da definire fortissimo oppure che sia da definire minimo, comunque c'è stato. Ora, dopo eh, la dichiarazione de, de, ufficiale eh, dell'uscita di Winnie the Pooh Sangue e Miele 2, è stato annunciato questo universe con tanto di foto che adesso vi mostro perché non voglio far mancare niente. Guardate un po'. Questa è la schermata di quello che sarà un film crossover, caro Michele, è, è un report di Variety, eh, quindi non è che si sta parlando di indiscrezioni. No, no, no è tutto vero si chiamerà Puniverse Monsters Assemble, quindi il crossover che unirà, senti, preparati perché lo so che non vedi l'ora, Winnie the mm -hmm. Pooh, poi inseriranno anche Bambi direttamente dal film Bambi the Reconing, che uscirà Reconing, e Reconing. Eh, vabbè, dai che non si sa quando uscirà Peter Pan, c'è anche Peter Pan preso dal film Peter Pan's Neverland Nightmare e Pinocchio tratto dal film Pinocchio Unstrung. Ho pronunciato bene? Meglio. Vedi, vedi che io il tedesco lo mastico bene. Questi film usciranno prima di questo crossover, cioè stanno facendo l'MCU della situazione, però non è Bellissimo. più un Iron Man, un Capitan America, un Thor che vengono presentati prima di The Avengers. Vedremo Winnie the Pooh, Miele 2 questo film su Bambi, questo film su Peter Pan, questo film su Pinocchio e il tutto si chiamerà... Uh, twisted Childhood Universe, l'universo twisted va bene, twisted, twisted. Childhood. Childhood Childhood Universe, Childhood Childhood, l'universo infantile contorto. Tra l'altro, il, il mitico Andry Cinema, che è qua in chat, ha scritto anche un articolo approfondito yes, su quarta grazie, parete, lo vogliamo grazie. dire? Lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire? Ma io non l'avrei detto, però però, caro Michele Magari tutti i film saranno una sciofeca come il primo, che comunque è meglio di tanta robaccia uscita in sala. Io mi rivedo più volentieri, Winnie the Pooh, Sangue e Miele, che magari un esorcismo di Anna Grace, un Crucifixion, un, un La Jurona 74, perché almeno è fatto male. Ma tu vedi un po' ammazzare non quei classici già scherzi Aspetta, quale Juron, amico mio, La dei... non Quello del, del... Conjuring Verse, sì, 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 sono divertito. Orribile a dire poco, mi rivedo 70.000 volte. Winnie the Pooh sangue e miele. Ma comunque sarebbe come prendere uno un calcio in uno stinco o farsi sputare in bocca. Detto Bello. ciò, io Attenzione mi amo. C'è gente che apprezza, eh, la seconda TV. In realtà apprezzano tutti e due, però vabbè. Insieme? Come sarebbe? Il calcio e lo sputo insieme? Ma perché stiamo parlando di queste cose? Allora, <ride> Aspetta, finisco, finisco un attimo. Prego, prego, almeno almeno farò poi farò. ti lascio la parola. Allora, può darsi, anzi molto probabilmente i successivi film saranno delle ciofeche inenarrabili, però dentro di me l'idea alla base mi eccita un casino. Cioè, e te l'ho detto prima, cosa c'è di più bello che prendere un Peter Pan e renderlo maligno, cattivo, così come Pinocchio e distruggere i sogni dei bambini? Solo che se ci fosse un qualcuno dietro a saper gestire il tutto potrebbe venire fuori una figata assoluta. Il problema è che secondo me punteranno invece sulla mediocrità, poi è vero che il budget è aumentato, con Terrifire qualcosa di dignitoso l'hanno fatto. Però boh, cosa dici tu Michele che so invece essere totalmente in disaccordo con me anche sull'idea? No, allora, attenzione, attenzione, io non sono uno che disdegna i progetti anche a basso budget, quelli a costo zero, quelli dove si può giustificare anche una povertà di mezzi legata appunto ai mezzi stessi che sono a disposizione della produzione. Dopotutto io come tanti altri ci riempiamo la bocca no? del glorioso cinema di genere degli anni 70, degli anni 80 italiano, soprattutto se si va a vedere non i titoli più famosi e più apprezzati, ma le, le, le produzioni più piccole, più anche rinnegate di quel periodo assistiamo alla sagra della poracitudine, come si dice in questi casi e quindi io sarei un'ipocrita a dire ma chi sono questi pezzenti che eh, con eh, tre palle e uno sputo come si dice da queste parti vogliono fare film e sfruttare i brand quindi io non l'ho visto, è il primo film tra l'altro lì ho la steelbook 4k che mi è stata regalata da Marco Saller e Filippo Cellai. Grande Saller, il mio... ricordiamolo no, eh. poverino dopo l'incidente. No, no Cellai è, è vivo però. Saller l'avevamo detto, purtroppo è venuto a ah, mancare. Eh. Quindi bisogna dire. La serio. famiglia non voleva divulgare ancora la notizia, però dai. No, se le cose non le sai, Saller. Esatto. Sì, vabbè, poverino, vivo, che poi è, è, è vivo e vegeto, ma a noi ci piace darlo per morto, così. Ma Perché sai che lui... Fino a un'ora fa, nel mezzo non lo Sai so. Sai a chi assomiglia Saller? A Poldo, te lo ricordi Poldo? Ora lo circo, se intanto ragiona io te lo circo. Di... Vai, vai. Cielo. Ma che, vai, vai. No, parla. Allora, parla. Te, scusatemi la piccola parentesi, quando eravamo giovani, avendo anche il cranio spesso rasato a zero, lo chiamavano tutti Ronaldo, e se tu lo vedi quando era giovane sembrava Ronaldo Luis Nasario da Lima. eh? Ah, il problema è che la gente dirà: Ma chi cacchio è? Saller? Noi ci facciamo Ma i cavoli. Se, seguono, se non seguono inno al cinema, sono cazzi loro, cioè sempre ospite. Ah, Paul, eh, questo è un bel complimento perché in effetti l'attitude nei confronti della vita è questa. Comunque, non sono contrario ai film a budget zero. Non sono contrario a uh, rendere ridicole le mitologie uh, infantili, renderle inquietanti, renderle horror, renderle macabre. Anzi è un concept che ha sempre funzionato e che è sempre esistito nella storia eh, della letteratura prima, del, dei fumetti poi, del cinema e delle serie tv in seguito, c'è un grosso problema che secondo me è secondo me questa cosa di... Io mi ricordo, visto che è qui a fare lo splendido in chat, no? quel minchione di Andrea Varone che addirittura dedicava spezzoni delle sue infinite live a quella merdata di Winnie Pooh, Sangue e Miele. Cioè per me... Sono prodotti indegni dell'attenzione di un pubblico, quantomeno quando non c'è la cosa più importante che è la qualità, cioè, uno a uno basta vedere il trailer di quel film per sapere che non c'è dietro niente se non. Il maramaldeggiamento di prendere ormai un una proprietà intellettuale che non ha più coperta da copyright, cercare di sfruttare il brand. E e e È basta anche quello. vero, Michele. Però che il regista non aveva chissà quali intenzioni se non divertirsi, mancherebbe altro. Ma infatti, guarda, guarda in questa alla base: un'idea così scema. Che che mancherebbe, ci ma io, crede, infatti, crede, Gito, crede, non lo punto immagini. contro, ricordiamo, io non lo punto contro i filmmaker, ci mancherebbe altro. Questi si sono portati la pagnotta a casa, hanno fatto con il minimo, il massimo e, e tanto di cappello, perché ci vuole anche intelligenza a fare le cose e non la sottovaluto. C'è un problema che è quello eh, di internet, che io spesso e volentieri indico, perché eh, tendenzialmente la reaction davanti a questa roba è «Ah, fichissimo, quelli di Winnie Pooh, sangue e miele, faranno l'MCU delle, delle fiabe horror». Che sulla carta è una cosa meravigliosa. È inevitabile che attiri l'attenzione. Ora io ripeto, faccio un passo in più di quello che mi potrei permettere, prima o poi lo guarderò, ma visto quel poco che ho visto di Winnie Pooh, una persona dotata di raziocinio non potrebbe avere neanche un grammo di interesse verso questa roba. Per un semplice motivo: perché se io faccio una cacata. La metto su un piatto, ci metto sopra la faccia di cannavacciuolo e dico che è approvata da sempre una cacata. È Quello un è vero, però capito? tu dici che certo. sbagliamo ad avere un minimo di aspettativa dicendo, magari Secondo il budget, il budget sì, è poi... aumentato, no, ma... magari viene fuori un terrifier con, con i personaggi delle favole, capito? Sì, è un film indimenticato. Ecco, comunque è carino, terfile, però, però sono decisamente film più dignitosi. Eh, allora per me il concept è, è, è affascinante è divertentissimo Pensa, cioè, guarda, tra l'altro recentemente la Mondadori in Italia ha pubblicato una versione molto adulta, molto violenta e anche molto sessualizzata di Peter Pan The eh. Never King che se non sbaglio sono quattro romanzetti eh, usci sono usciti i primi due credo, quindi nel senso di nuovo, niente di nuovo, ma guarda cito un fumetto che io ho adorato ho letto, diciamo se non sbaglio l'ho le... letto anch'io, si chiama Peter Pan se lo tiene sempre in man vero? No Ah. C'è una graphic novel in tre parti, in tre volumi pubblicata all'epoca dalla Magic Press di Alan Moore che si chiama Lost Girls, in cui Alice nel Paese delle Meraviglie, Grande Wendy regale. di Peter Pan, praticamente rivivevano le loro esperienze fiabesche come risvegli sessuali. Cioè, ti ah. faccio l'esempio più macabro uh, nella storia di Alice. Nella storia di Alice, il bianconiglio che guardava sempre l'orologio e andava di fretta, era un amico del padre che abusava di lei e guardava l'orologio per sapere quando tornava il Babbo a casa. Quindi ti ripeto: non è che hanno inventato ah beh, niente. Questo, però, è interessante come. come Ma io infatti come ti esperiente. dico sulla carta: questa roba qui è fantastica. Però. C'è cioè, l'ingrediente che deve essere. A chi lo daresti, te? Con... Tipo, um, ieri parlavamo sul tuo canale, nella quattordicesima no, no. puntata, di, di, Jason, di Jason Blum, Jason Bloom, che dir si voglia. Mm. Un universo del genere, chi potrebbe farlo il trone, bene? Certrone, perché abbiamo dimostrato che il suo contributo alla storia del cinema è probabile che sia più negativo che positivo. Ma, ribadisco, a chi lo daresti? Cioè, è qualcosa di fatto seriamente? Hai in mente dei nomi? Perdonami, allora io volevo recuperare una cosa, Matt Leslie, eccolo qua, allora tra l'altro sì. il sequel già annunciato di Sangue e Miele sì. è coscritto da Matt Leslie, che non è uno che viene da questo tipo di produzione, infatti l'altro giorno guardando su Twitter X che dir si voglia, questa persona ha fatto un post in cui ha detto, ebbene sì, ho cosceneggiato Winnie sangue e miele 2. Lo so che la cosa vi potrebbe sorprendere, ma per me bla bla bla. Eh, eh, ora ripeto, non è che è un premio Oscar, eh, però è uno che, ehm, eh, per esempio, ha lavorato a Summer of 84. Ok. Che è un. Non ho, non ho visto mai quello uscito su Netflix, no? Io, io c'ho il Blu-ray 4K della Vinegar Syndrome, però mi sembra... No, attenzione, quello è FIR qualcosa. No, è un altro film, è una, cioè, okay. diciamo, è uno che appartiene a un altro livello di eh, lavoro per quanto riguarda l'ambito cinematografico hollywoodiano barra americano. Quindi la speranza potrebbe essere che, visto il potenziale economico, investano qualcosa in una qualità. Non dico, non dico che lo debba scrivere Aaron Sorkin, no, no, mi basterebbe però, come Terry Fire, Qualcogli... un minimo di accortezza in più. E quindi io sarei il primo. Io, ripeto, il primo non l'ho visto, ma perché sinceramente, viste due o tre scene, ho detto, ma che cazzo è, non lo guardo. C'è anche la voce che il secondo, mi diceva Andrea Varone su Whatsapp, possa uscire in sala d'agosto in Italia. Eh? Non Pensate. è confermata, però... Sì, tra l'altro lì andresti poi a scoprire che tutto questo chiacchiericcio online, come spesso succede, si trasformerebbe in nessuno lo andrà mai a vedere. Perché questi film, ragazzi, sono belli quando se ne parla. È sì. fico fare le reaction indignate o gasate ai trailer, ma quando c'è da buttare 10 euro e non lo va a vedere nessuno in sala, tipo. Però, di... se nel frattempo i diritti verranno riacquistati da qualcuno, come potranno procedere? Cioè, i diritti li possono riacquistare volendo di questi personaggi che sono scaduti? Io, che sono ignorante, allora in tendenzialmente quando ci sono le opere letterarie di mezzo si trova sempre qualche spediente mm. però se sono liberi, sono liberi ormai. Per esempio, anche nelle versioni internazionali si mette il copyright sulla nuova traduzione, per esempio. Ok quindi per riacquistare i diritti non, de, lo, so, de, 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 non, non lo non lo voglio dire cose tecniche che non conosco magari sbagliando, comunque una volta che i film sono stati fatti, sono stati fatti se sono stati fatti in anni in cui i copyright non erano ancora aperti, eh, no no no, ma dicevo, se nel frattempo dovessero ritrovare dicono, sono, liberi sono liberi forever, forever però dico, se nel frattempo dovrebbe fermarsi un ah, saluto a, a Victor Laszlo a 88, ah, 38, sì ovviamente, <ride> un saluto a Victor e detto ciò, caro Michele però io ti dico, guardalo Winnie the Pooh e Miele, ma non perché sia sì, bello, magari, è brutto, però credimi, credimi, è meglio Winnie the Pooh e Miele, lo ripeto, fatto con due lire, con la voglia di divertirsi con tutti i suoi difetti, che film fatti con molto più budget, che arrivano nelle sale, te ne ho citati alcuni prima, e che mm. per un'ora e quaranta mi regalano jump scare quando avrebbero l'opportunità di sorprendere con anche jump scare fatti bene. Con un altro tipo di horror preferisco di gran lunga queste cose artigianali. Tuttavia, sì, è profilo. anche una posizione, tra virgolette, un po' snob di dire quell'altro hanno i soldi, non sanno fare film belli, allora mi va bene il film di merda che non c'ha soldi. No, no, non mi va una bene, volta, però lo, lo vedo più volentieri. Una volta noi dobbiamo ricordarci, sempre in nome dell'amore che abbiamo per quel tipo di cinema, Lucio Fulci, gente, ma guarda, ma anche nomi meno conosciuti, sono quelli portati per bocca da gente come Tarantino, raimi e Co. Proprio sì. per l'esatto contrario, ed è questo che non si impara dalla storia. In passato c'era simpatia per i film a basso budget artigianali, perché con poco facevano tanto. Tanto, mamma mia, che bello! Il fatto che questi ci fici. abbiano poco. Il concetto finale alla fine è quello il fatto che questi ci abbiano poco e non ci abbiano nemmeno voglia di provare è, provare, anche, è, è vero, anche questo sì, sì, è molto più irritante di vedere un blockbuster che semplicemente sfrutta un brand di no, no, ci... genere che da sempre lo capisco. È lo capisco. Per però era, era una cosa, era suggerita perché questo concept qui io sono il primo a eh, dire che so. è grandissimo, se però poi vado a vedere il film. E non è che c'ha gli effetti speciali brutti, come dicono le persone poco avvedute, ma proprio vedi che è roba sciatta. Sì, sì, davvero, è vero, è vero. Ma porca puttana, c'è una possibilità di far valere la tua voce dal basso e fai questa merda? No, hai, hai io, sono, io, sono a, io sono il primo ad appoggiare un certo tipo di cinema alternativo, ma Fire, cosa cazzo ha inventato? Niente. Però si impegna sulla creazione di un'icona horror importante come Artil Clown, Butta tutto sul gore, sullo splatter, sì. sulla scorrettezza nel secondo film, ancora più del primo. Non è cinema di qualità. Però prende una direzione, la porta avanti e tiene una quadratura. No, è verissimo. Questa roba qua sembra roba. Poi, se arriva a questi sceneggiatori un pochino più da, da fascia alta che riescono a, uh, come, a, a migliorare la cosa, ben venga. Io sono il primo a dire, magari, che il prossimo film è migliore del primo della serie. Ci vuole anche un po' poco, sì. capito. Però, Però era, eh, era una cosa soggettiva la mia. Io personalmente, pur capendo la tua disamina, mi rivedo più volentieri Winnie the Pooh, sangue e miele. Che, che caspita ne so, un uh, buttaci immagini. dentro uno degli horror. Ma immaginare alla fine è brutto, ma non mi ha neanche fatto così incazzare. Per, mm. Tipo in chat parlano di Night Swim, Valdio Cazzo Caz, che sei sempre il numero uno, guardati ballata macabra. Fidati, c'è una scena con la piscina che vale tutto Night Swim. Ballata macabra mentre, prima di passare al prossimo argomento, per chi è in chat e magari è anche incuriosito da un tipo di cinema horror low budget, come Michele vi stava dicendo, non perdetevi assolutamente il cinema. Di Lucio Fulci, il cinema di Sergio Martino, cioè io ho avuto anche l'onore sul canale di poter intervistare Sergio Martino, quindi trovereste l'intervista spulciando un po' indietro. E per dire, ti ricordi, Michele, di Lucio Fulci, quando Alice ruppe lo specchio? Lui lì inseriva tutto. Per fare del domande retoriche, no, ti dico se te lo ricordi, no? Per dire, lì anche con ricordo, nulla ma, ma, Anticip anticipavi il metacinema di Craven di Nightmare Nuovo Incubo, se ci fai caso. Eppure vabbè, ovviamente prima dovreste vedervi i film precedenti di Fulci, però caro Michelone, eh, ricordando che io un, un Peter qual è quello che ti ispira di più fra Pinocchio io amo Pinocchio, fra Pinocchio Peter No, P P io io sono da no, anche Bambi. extra. No, 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 vaffanculo Bambi e la sua mamma, quel budello. No, P no, P no, io P sono Bambi, di pre dai. Il mito di Peter Pan, dai. ovviamente sia per i film Disney ma soprattutto per Hook, Capitanuncino Madonna, e mi sta avvenendo in... un'immagine bruttissima di Peter Pan contro il Lee Tegame, perché lei è piccolina, magari a confronto. Eh, ricordiamoci con una... anche che Peter Pan è sì, un bambino che non cresce mai, ma di fatto sarà uno tipo ultracentenario che entra in casa de della gente e li porta via. Eh? Esatto, i bambini, esatto. quindi ha voglia di ruzzare lì. Esatto. Porca no, ti miseria. ripeto, l'invito soprattutto agli spettatori, a chi ci segue, ma anche eh, non fermiamoci alle etichette, le etichette, se ora io e te ci mettiamo a fare un pitch per un horror, la buttiamo a fare... No, passare. senti, senti, facciamo un horror che si chiama Trilli, con la potta fatta a spilli. Allora lo faresti. Che è tipo il, il, lo spin-off di Hellraiser. Esatto, vedi, vedi, è, tu sei bellissimo. Eh, ripeto, inventarsi un... Ma anche pitch. con Alice, Alice apre le gambe mente, mi fai felice. Che sia cattivante. Basta. Per vendere il tuo progetto ormai è facile come bere un bicchiere d'acqua, però poi ci deve essere il progetto. Tutto okay. che io non riesco più alla mia età a gasarmi per una cosa del genere, soprattutto sulla base del primo film o di quello che ho visto dello stesso, che fanno schifo al cazzo. Ma è ovvio che lo fanno pedofilo ma sicuramente pedofilo, dai, assolutamente so. come te le del, del resto del no? quelli che mettevano il bambino nel sole cioè per me te le io Se vorrei delle tubbies legate al film Neverland alla alla famiglia del, del, del personaggio di Kate Winslet e del figlio, che insomma lamentavano ben altre dinamiche rispetto a quelle sì. romantiche del figlio, io poi Pinocchio voglio che sia esplicitata la scelta di far nascere un bambino con una sega perché effettivamente Geppetto l'ha fatto nascere. Poi in quel possono corpo. sfruttare l'immortale battuta finale di Pinocchio, di Ceccherini e Paci: <ride> con la bugia. famiglia che, mentre Pinocchio dorme, si allarga le gambe sulla faccia di Pinocchio e, gli, e lo invita con violenza a dire una bugia assolutamente sì meraviglioso io direi che abbiamo già dato tre titoli meravigliosi Sezione. Cappuccetto rotto però, però, però Cappuccetto rotto beh, beh, beh beh, beh si, è, è, un, è la storia di una gravidanza involontaria perché si rompe sì. il cappuccio assolutamente sì andiamo che avanti per però, Se andiamo, avanti, andiamo sì. avanti allora adesso dopo questo inizio comunque seguitissimo cioè siete in tanti a seguirci non, non pensavo che il puniverse interessasse così molte persone adesso parleremo di due trailer iniziando secondo me da questo qua intanto tolgo anche lo schermo eh, Beetlejuice Beetlejuice perché ecco no, sì, Beetlejuice. Beetlejuice Beetlejuice Orange Juice Orange Juice lo, lo so dire sì allora a distanza di vari anni, perché Michele ricordaci il primo Beetlejuice, Spiritello, Forcello, Budello del suo fratello quando è uscito. Da 4? 84? 84, che tu avevi pare... no, 12 anni. Siamo... 88, scusami. 88. 88 avevi 12 anni te? No, ne avevo 3. Ne avevi 3, però sembrava tu ne avessi già 12. Io nell'88 non ero ancora un pensiero okay. di nessuno, però io ti dico la verità, Spiritello, Forcello, assolutamente sì. L'ho visto solo una volta, pensa a Beetlejuice, quindi non sono un grandissimo conoscitore, non me lo ricordo mm -hmm. molto bene, lo rivedrò quando uscirà questo secondo. Mi era piaciuto, senza strapparmi i capelli, non è certo il mio preferito di Tim Burton, per dire nel cuore se penso a Tim Burton o i due Batman, o magari o Edward Mani di Forbice, non che Beetlejuice, Beetlejuice Spiritello Porcello, no. fosse da buttare, eh? però una minima curiosità di vedere il trailer di questo secondo capitolo in un periodo storico dove vanno di moda questi rilanci, ce l'avevo. Vado io? Uh, sì, vai te, vai. Mi ha lasciato molto indifferente, mi aspettavo di più. È vero che è un teaserino, non è proprio un trailer vero e proprio, però sì, mi fa piacere vedere Jenna Ortega, che è un'attrice che apprezzo Winona Ryder, quindi il ritorno di Winona Ryder, rivedere Michael Keaton nei panni dello spiritello, però sai che quel minutino avrei voluto fosse più incisivo. Alla fine appare lui da questa città plastificata, emerge, lo mostrano un attimo in primo piano, che, che sembra un pochino di più quello del McDonald's, il clown del McDonald's che Beetlejuice, però effettivamente non mi ha dato quella sensazione del wow del caspita, il grande ritorno di Michael Keaton. Poi c'è Tim Burton dietro la macchina da presa e già questa è una bella cosa. Eh, però secondo me secondo me Dipende. Questo potrebbe eh, però sicuramente è meglio un Tim Burton che un qualsiasi altro mestierante, cioè quando Tim Burton riprende in mano ciò che ha creato è bello quando un regista riprende in mano Ciò che è frutto della sua immaginazione, però io sono neutro, cioè non dico che sia brutto, però. Boh. Allora, io innanzitutto parto da lontano. Mi permetterà Linda di usare il suo commento perché mi ha scritto anche ieri sera in privato su Instagram dopo che ho condiviso il trailer. Gianna Ortega abbiamo scoperto che fa incassare 2 miliardi di dollari perché giustamente ha fatto mercoledì TikTok, i balletti, cazzi e i mazzi. Ora faccio due considerazioni, una un po' stupida e una un pochino più nel contesto. Eh, non mi ricordo bene quando, ma recentemente è uscito un film in tutto il mondo con protagonista proprio eh, Jenna Ortega che si intitola Miller's Girl. Che ha incassato 1,6 milioni di dollari. Questo significa che lo Star Power di Jenna Ortega vale 1,6 milioni di dollari. Però uno potrebbe dire, o quantomeno che la sua presenza non ha reso vendibile questo film. E qualcuno mi potrebbe dire: 'E eh vabbè, ma che cazzo è questo film di cui nessuno ha mai sentito parlare?' Molto bene. Scream 5 è uscito prima di mercoledì, giusto? Me lo consigli che non l'ho visto. No, ah, cagare. Scream sì, prima, prima è, uscito. è uscito prima di mercoledì, ha incassato 138 circa milioni di dollari. Scream 6 è uscito, se non sbaglio, tre mesi a gennaio dell'anno scorso. No, è uscito a marzo Scream 6. Marzo, insomma, cinque sì. mesi dopo la messa in, in, in onda su Netflix di mercoledì che appunto ha spopolato. Scream 6 ha incassato 169 milioni Quindi di dollari, non, non troppo di più rispetto al primo. Questo però... significa che fra quello uscito prima di mercoledì e quello uscito dopo mercoledì c'è un aumento di incasso circa di 30-32 milioni di dollari. Vogliamo dire che sono tutti merito del boom di mercoledì e della fama di Jenna Ortega? Diciamo che 32 milioni è quello che ha fatto guadagnare eh, a Scream 6 il successo di mercoledì. Ma siccome io non sono uno sprovveduto, ti dico che quei 30 milioni in più probabilmente sono per eh, 10 perché c'era Gianna Ortega e sono andati tanti appassionati di mercoledì a vederlo e 20 perché di solito quando il film precedente è piaciuto il sequel incassa qualcosa in più. Quindi io lo capisco che ormai viviamo... Eh, sì, allora l'ha fatto una volta. Porca di quella miseria. Una volta, non è che ora tutte le volte che fa un film, cioè in Ortega, la fanno ballà e allora diventa virale e allora diventa un successo. Cioè, ragazzi, io quello, ma non lo dico con cattiveria, io ci divento scemo davanti a queste cose. Va bene che c'è stato il Barbenheimer, va bene i balletti di mercoledì. Però non è così che si ragiona davanti ai progetti. Io sono convinto che i suoi soldini li farà Beetlejuice, ma non l'exploit che vi state aspettando voi. E soprattutto non perché c'è Jenna Ortega, perché è il nuovo film di Tim Burton, perché è il sequel di un film molto amato. In più c'è questa catena fra i vecchi fan e i nuovi fan rappresentato da un volto nuovo e sicuramente famoso però questi schemi fissi che internet vi vende non esistono non esistono non è che gianna ortega poi ripeto tu mi dicessi sono dieci anni che Genna ortega fa un film l'anno e tutte le volte fa un miliardo grazie ai video virali lo capire l'ha fatto una Cazzo, di volta, Poi sai almeno fosse una uscita serie la seconda TV stagione? Netflix. Fosse uscita o poco una più una serie stagione. TV Netflix che è dentro un abbonamento al cinema. Io, per ora, di Explora di Genna Ortega non ne ho visti. Anche perché Scream credo che vivesse bene. Anche senza Genna Ortega, a livello di fama ha eh, fatto molto. anche X a sexy horror story. però in quel periodo non era ancora uscito. Mi spiegare perché scusami, Bisognerebbe far ballare in Beatlejuice. Genna Ortega. No, è una paraculata che esatto ballare no, stato. però visto che comunque il film gioca con il grottesco e con il gotico, magari in campagna marketing usare il suo personaggio per farle fare la streghetta della situazione, qualcosina che possa ammiccare no, certo. a mercoledì Se sì, me lo faranno. Però, eh, allora, così io mi collego anche a quello che è il giudizio sul trailer che è letteralmente identico al tuo io non sono sono un bimbo degli anni 80 e degli anni 90 ma non sono un bimbo di Beetlejuice eh, da piccolo mi faceva molta paura vedevo la VHS e solo l'immagine di Michael Keaton sul poster mi faceva una paura fottuta quindi nei primi anni di vita non l'ho mai visto e sto parlando di, di primi anni di vita in cui guardavo tranquillamente i due Batman di Tim Burton e roba molto più cioè io ne parlavo l'altra sera sul mio canale quando è uscito in VHS quindi nel 92 tipo a 7 anni ho visto Scienze degli Innocenti eh per farti capire, però non so perché eh, lì si parla proprio dei miei primissimi anni di vita, vedevo questo con l'aspetto un po' bizzarro e quindi non l'ho mai guardato. L'ho visto più avanti, quando ero probabilmente alle medie o al liceo, mi ha divertito, però da allora forse l'ho visto un'altra volta e ah. direi una bugia se vi dicessi che è un film che ho fresco nella memoria. Quindi io non mi, non, non mi posso strappare le vesti dicendo che è uno dei più grandi film di Tim Burton, no, perché non appartiene alla mia storia di cinema, come dico sempre. Però ti dico, Michele, di mio... Prego. ti dico, fa strano perché quando noi abbiamo fatto la retrospettiva da Matioski mm. su Batman, ricorderai che già per Batman il ritorno, nelle interviste, Barton si fosse dichiarato... Non troppo convinto nel realizzare seguito, infatti, lui diceva Batman il in ritorno, Insomma, lo, 30 anni lo si può vedere come un capitolo iniziale, cioè non ci sono collegamenti a distanza di tutto certo. questo tempo. Invece, sembrerebbe proprio o oh, che abbia cambiato idea, oppure non lo so, che possa essere un film che si può vedere anche senza conoscere il precedente. Perché ha cambiato lo so idea. benissimo che ballava alla fine, ma io, infatti, ripeto, non è. Che non voglio che balli, però il fatto di aspettarvi il giusto perché balli Genna Ortega lo trovo anche molto triste nei confronti di un regista che dovrebbe avere un minimo più di considerazione come Tim Burton. Detto però questo, a questo punto avrei preferito Batman 3, la conclusione se proprio. Vabbè, vabbè, questi sono altri ragionamenti che c'è nella tua testa marcia. Sì, perché te non allora, avresti visto più volentieri un capitolo finale sì, di Batman. Ma appartiene Barton. a un. A una dimensione altra dove Batman vende, ci sono già delle realtà in produzione. Eh, lo so, eh, lo so. non lo sapessi. Pensa non a Beetlejuice, so. giù. pensa sì. a Beetlejuice, coglione. Non sono un fan del primo film e soprattutto, io qui lo dico, anche essere impopolare, per me, da Dark Shadows in poi, togliendo la, la, la parentesi, diciamo, animata di Frank and Winnie, Tim Burton è scaduto e non è più il grande regista di una volta, nonostante tutti cerchino di, di dire il contrario. Ora, al di là delle mie giudizi su Tim Burton al di là dei giudizi sul primo Beatlejuice, io devo giudicare il trailer che ho visto, oh. il teaser, che è veramente pochissima roba, quindi è presto per avere anche un'opinione costruita. Però mi fa molto sorridere che a un certo punto diventa abbastanza palese che a Tim Burton si perdona un po' tutto perché è Tim Burton mi spiego l'estetica di questo trailer è l'estetica più netflixiana che io abbia visto di recente nei trailer si parla spesso di standardizzazione dell'immagine da quando esiste lo streaming di, una, eh, di un impoverimento della, eh, come si dice del lavoro di fotografia della luce, dei colori nei film, se lo fa qualcun altro è il male assoluto l'ho fatto in Barton e tutti col, col cuore gonfio di nostalgia e di amore per Michael Keaton attore che ovviamente amo con tutto me stesso si passa, l'aspetto estetico di questo trailer è veramente mediocre eh, le carrellate sulla piccola cittadina che probabilmente farà da sfondo a buona parte del film ricordano veramente le inquadrature più generiche di Stranger Things però c'è eh, la canzone, la fa tutta. Eh, quindi mh, poi se basta veramente, e ripeto, lì ovviamente se fossi stato un fan del primo film avrei goduto di più, però se basta solamente vedere spuntata sotto un tavolino Michael Keaton truccato da Beetlejuice, è chiaro che è un trailer della Madonna. Però di fatto, cioè, a parte che è un teaser molto povero e che mostra mm. pochissimo, quindi ripeto, aspettiamo qualcosa di più corposo, però proprio a me la cosa che più mi ha colpito non potendomi basare sulla nostalgia è, è proprio che l'aspetto estetico è molto sciatto, stiamo parlando di Tim Burton uno che è famoso per i suoi immaginari colorati, e poi ripeto siamo solo all'inizio, poi ci saranno delle grandi scene, però ragazzi, a me eh, ha mandato più vibes del Tim Burton di Miss Peregrine, che per qualcuno è un bel film, per me è una merda. O di Dumbo, che non è un film orribile, ma non è nemmeno anche lì il capolavoro che qualcuno può passare. Perché ha parlato male della Disney, di un film della Disney. questi gran cazzi, per il film fa cacare lo stesso. Cioè il film è mediocre lo stesso. Eh, io non ho più stima da anni, lo dico sempre, di Tim Burton. È uno che è rimasto un po' vittima del suo stile meraviglioso del passato che nel ventunesimo secolo fino a un certo punto ha retto e poi a un certo punto è rimasto un po' non è riuscito ad aggiornare il suo immaginario anche perché io sono uno di quelli che sostiene che le, le restanti puntate di mercoledì non dirette da lui sono nello stile eh, identiche a quelle eh, dirette da lui no si vede la differenza no si sono poco. Puntate, tutte identiche nell'approccio per quanto Chiaro, a me è... sia piaciuta sia piaciuta eh, mercoledì sì, come sì, io, io sì sì ho feci una, una recensione super positiva mi ha divertito mi spero che è meraviglioso sono sai che non un... l'ho mai visto mi spero va bene così non ti preoccupa eh, No, invece qualcosa viene mostrato. Viene mostrata una cittadina, vengono mostrati i personaggi. Io, eh, quando parlo di aspetto estetico, parlo di fotografia, di scelta di illuminazione, di paletta cromatica. Anche nella scena in cui viene fuori Michael Keaton, eh, non, non è che c'è una grande ricchezza visiva, sinceramente. Poi ripeto: ci saranno grandi scene. Io sto parlando non del film, che magari sarà un capolavoro. Questo teaser trailer, se voleva farmi venire voglia di prendere anche lì Blu-ray 4K che ho lì di BeatleJuse e vederlo subito, sinceramente la voglia me l'ha fatta venire. Tutto. E siamo d'accordo, caro Michele. Vediamo però, visto che siamo arrivati all'ultimo argomento di questa live seguita. Tantami, eh? Ti vedo nervoso. Se siamo d'accordo anche su Alien Romulus. E Remulus. Questo, e Remulus uscirà l'anno dopo. Non so se lo sapevi. Bisogna dire in, intanto, per chi non lo sapesse, che Alien Romulus è un film diretto da Fede Alvarez. Che uscirà Alvarez, 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 Alvarez Vitalis, Alvarez. che uscirà nelle sale italiane nell'agosto del 2024 e che funge da intermezzo fra il primo alien di Ridley Scott e il secondo di James Cameron. Praticamente okay. si soffermerà sulla nave spaziale dove praticamente ci sono tutti quelli che troveranno morti in aliens di, di James Cameron. Quindi sarà una sorta... Sarà una sorta di Roguan e spero migliore perché Roguan, ricordatelo sempre, è un po' un pacco per quel che mi riguarda, ma indifferenziale, sì, assolutamente sì. 100.000 volte meglio. Episodio 8, ma indipendentemente da questo, lo sai che. Questo tiserino che tu sei piccolino, sei nato Michelino. Lo sai che questo trailer, tiserino, eh. anche stavolta mi è piaciuto, sì. non mi ha fatto strappare i capelli, però, però, però c'è quel. Uh, soffermarsi sul sangue, sul gore, c'è già questa scena dell'alieno che entra dentro la bocca, quindi mi dà quelle vibes un po' uh, splatterose, dove si gioca con i corpi, un po' cronenberghiane. Se vogliamo, io spero, no, un po' ho detto un po', non ho detto eh. è un film cronenberghiano, un po', spero con tutto me stesso che sia all'altezza, ovviamente non che mi attenda qualcosa alla pari del primo discotto o del secondo di Cameron. Il mio problema è con Alvarez, perché eh, non è un regista che a me convince. Sempre per dire, Man in the Dark mi è piaciuto molto, La, la Casa per me è un altro film inspiegabile, perché anche lì aveva toccato un classico dell'horror e boh, mi rivedrei mille volte più volentieri. No, no, no ma lì, lì la, la, lì la è casa è invisibile e male. La casa di Fede Alvarez è un film che si è venduto bene in nome di uno splatter e di una violenza. Che questo va riconosciuto all'epoca soprattutto erano inedite in produzione di Grandi Studios Hollywoodiani. Ci sono un paio di scene che da quel punto di vista ho trovato forti anche io. Peccato che il film sia una merda. Eh, è il problema che... è uno dei film più brutti. Di quella, diciamo, mandata di horror che ripescavano anche dalle vecchie a differenza Il film della film casa di Fede Alvarez, che cerca di introdurre tutto una, un approccio melodrammatico alla storia dei protagonisti, proprio un film brutto che si vede che è, è frutto di qualcuno che magari sa anche muovere la macchina da presa che ha un certo gusto per l'orrido, ma che non sa raccontare. Per me, è proprio un film di merda, la casa di Fede Alvarez, ieri. O, insomma, in questi giorni, probabilmente quando ho condiviso il tiserino, qualcuno mi ha scritto probabilmente in DM su Instagram dicendo: eh, Ma tanto te sei prevenuto su Alvarez. Allora, Fede Alvarez ha fatto tre film prima di Alien Romulus e il suo quarto film, se non sbaglio. Sì, gli altri tre sono stati appunto la già citata La casa, che per me è una merda. Poi c'è stato il quarto film della serie, o meglio. Il nuovo capitolo e tentativo di reboot, di nuovo fallito, della serie eh, ispirata ai romanzi Millennium di Stig Larson, che ricordiamo era uh, iniziata con uh, la ragazza um, della nebbia, odiano, uh, The Girl with the Dragon Tattoo, uomini che odiano le donne. Da David Fincher che aveva intenzione di realizzare tutta la trilogia originale scritta dall'autore, eh, era stato un flop, eh? non se n'era fatto di niente. Nel tentativo di rinfrescare il franchise, si era deciso di adattare direttamente il quarto orribile, tra l'altro, romanzo della serie protagonista Claire Foy. E ragazzi, quel film è un film di merda. Non altrettanto. Visto. È orribile la casa, è orribile quello. Attenzione, Michele Innocenti non è prevenuto perché io ho sempre sostenuto che invece che il suo secondo film. Don't Breathe in italiano Man in the Dark sia un thriller eh, fantastico. Bello, è un sì. film stupido come il peccato, ovviamente, perché la sospensione dell'incredulità è necessaria al 200%. Ma è un film girato da Dio che sfrutta benissimo un concept semplicissimo, eh, nel, migliore, nel migliore dei modi, con uno Steven Lang fantastico e un rimanente non cast vedente. Film. Che allora, si ha acce accecato davvero, cioè, io non so se sai come si sì, è. Sì, 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 lo so, non so sa sei. la storia. che Lui, pratica... certo, certo, certo. lui è andato, pensa no? dal dottore perché aveva un forte mal di cuore, no ma proprio forte. E gli dice, dottore, io eh, ho forte mal di cuore, cosa devo fare? Il dottore? Ma è vero, eh, c'è cioè dei contenuti extra, si è alzato e gli ha infilato due dita negli occhi. Lui ha detto: Ma è matto, non ci vedo più. E il dottore bene, occhio, non vede, cuore non duole. Insomma, a me quel film piace tantissimo. L'ho anche visto più di una volta al cinema e addirittura per avere la Steelbook in Blu-ray l'ho comprata in Scandinavia con l'audio italiano. Eh? Pensate quindi quanto io sia prevenuto? No, semplicemente attenzione, attenzione: per me la cosa è un, bu è un buon film. La casa, bruttino il finale, per il resto lo trovo molto superiore a molti meccanismi horror, horror anni 2000, tipo quelli di Nispel. Venerdì 13, perché due non aprite quella porta, sono fantastici. Stai a me piace a me. anche venerdì 13, penso sì, mi, è piaciuto, mi è piaciuto la... non aprite quella porta quella uno di... degli horror più brutti che in mente. Non è un così. horror, ovviamente, ma ovviamente voi siete Dim persone. Dimmi limitate. che ti è piaciuto davvero. Non aprite quella porta. La mia recensione sul canale, certo che mi è piaciuto. Perché ma se è... non capite se non capite che i film ogni tanto fanno delle come nel caso tanto te, il dottor Mattiozo, il dottor Matioski quando dei film fanno delle operazioni extra narrative, voi proprio no. Io dopo queste dichiarazioni. E la sceneggiaturina, i cazzi matti. No, Michele, Michele, fatto. dai, non aprite quella porta del 2022, è un'offesa nei confronti Puoi di. Vuoi andare Europa. a vedere la mia recensione sul canale? Ma forse l'avevo anche già vista, ma l'ho rimossa, ma la rivedo, ma quel film lì. Ma è veramente meglio eh, venerdì no, 13 contro, contro i Power ragionate, Rangers. Voi ragionate, secondo quegli schemi rigidi e poco lungimiranti. Ah, semplicemente fai un. Rinca, un seguito, anni dopo ma e mi fai vedere la l'Aderfeld no, è? è una pietra tombale, una parodia della serie basta, ma quante cazzo di no, volte è, una, è, è una pietra tombale, cioè proprio che mi cade sulle palle comunque sì, detto vabbè, questo non capisco, caso, non non capisco, capisco un cazzo però non lo rivedo mi, allora, mi tengo, mi tengo a Romulus, Romulus. Stai, stai zitto, coglione sì, ecco lui, vedi. Infatti, gu guarda con chi vai d'accordo. No, su questa hai ragione, tra la casa dal eh, Ma non aprite di non aprite quella porta di Netflix, è meglio anche te mentre tu cai, dio volo. Ma certo, andate a vedere anche tu, caro Valdo o Valdio, che si voglia, la mia recensione dove spiego per filo e per segno, perché ogni tanto i film vanno visti con una prospettiva eh, diversa. Quindi si apprezza le prospettive di Romero nei film sugli zombie. Eh, quello no. Sì, ma lì perché gliel'ho servita io la lettura giusta. Ah, no, ok, ok, ok. okay. Allora, allora sì, ma Matrix è più facile, capito? È più, è più dichiarato, capito? Si dice Warner Brothers, si sì, fa vedere è piaciuto... Di... No, è, aspetta, però, è piaciuto. aspetta, però è piaciuto anche a Michele. Qualcosa, tracce, è Insomma, sto tra... il trailer a me non mi è piaciuto particolarmente. Ti dico la verità, eh, da una parte si nota tutta la furbizia di voler tornare a un'ambientazione, a un canovaccio molto più vicino alle origini della saga. Abbiamo visto che negli anni cercare di reinventare il canone di Alien, se di canone di Alien si può parlare, non ha funzionato praticamente mai. E si torna su un'astronave, almeno mh, quella che è l'ambientazione, il contesto che il teaser eh, presenta. Un'astronave che ricorda molto la nostromo negli interni, nel design, anche nell'illuminazione. C'è cioè tanto buio in questo teaser, quindi ti piace vincere facile, torna alle origini. C'è sì. un'inquadratura che mi ha colpito molto, devo dire, e infatti è? È un minimo di... quella in cui fondamentalmente la donna viene violentata oralmente dall'alien. che dicevo che le entra esatto. in Mi ha colpito molto perché eh, ricordiamocelo, l'Alien, cosa che si è persa eh, nel corso dei film, dei decenni in cui la saga si è poi dipanata, tranne che in quel gran film di Alien Covenant. È una creatura molto sessuale. Tutta la sua estetica è legata. I facehugger sono delle vagine sì, all'interno sì. del quale c'è un piccolo pene che ti violenta la bocca. Di fatto, la testa dell'alien è un enorme cazzo. Ricordiamocelo sì. e vero. via e via e via, mm. e quindi sono curioso e spero che nel suo appunto gusto del macabro eh, della fisicità Alvarez riesca a ridare al alla creatura dello xenomorfo questa natura che è parte integrante della sua mitologia iniziale. E io però non sono riuscito a non pensare per un secondo di questo teaser eh, di eh, che stavo che mi sembrava di assistere al teaser, alla demo di un videogioco. No, io no. L'estetica è molto uh, digitale. Infatti, io ho letto a destra, ma anche tutti dicono: Wow, sembra Dead Space. Wow, sembra l'altro videogioco survival ambientato nello spazio. Però mi anche se video. fosse, te pensa a John Wick 4, quando no, sono ma, statemi, quanto... ma non è una questione negativa. Solo che mi sembra veramente. Ripeto, è eh, non il film, il teaser, il teaser di un fan movie fatto coi soldi. Non ho visto e ripeto, io non sto giudicando il film, il film sarà bellissimo. Sto parlando del teaser e delle sensazioni che mi ha comunicato. Mi ha comunicato. Eh, il lavoro molto attento e un po' paraculo di un regista decisamente poco talentuoso che per eh, diciamo ripresentare una mitologia che sicuramente lui in primis è appassionato di cinema amo, eh, gio ama, gioca facile e la butta tutto sull'estetica un'estetica però che è molto digitale è molto, l'ho trovata fasulla sinceramente con quei facehugger che saltano lungo il corridoio alla ricerca no, no. della faccia cioè è diventato, sempre proprio un survival horror però nel contesto videoludico, sono sicuro che questo farà la gioia di molti, esatto, anche Alien Isolation il gioco. Ora, io non, non so, che, so cogliere i riferimenti perché non sono un videogiocatore, però ma neanche io lo sai. sicuramente è un trailer che punta tanto sullo splatter e sulla violenza. Quindi mi fa capire eh, troppo, che purtroppo, perché noi ci dobbiamo ricordare che. Non sono queste le cose che no, ho preso. Però come se altre, fosse perché... simile al primo, quindi non si vede niente, ma, qua, ma la presenza si sente, e poi alla fine mi fai delle scene. eh, Però al solito è la finalità di cosa fai. Cioè, se è tutto. Per esempio, no, sta per uscire Ghostbusters, minaccia. Eh, Tra ehm, l'altro, recensioni ottime, hai letto? Sì, sono le stesse di Afterlife. Quindi non... il pubblico ha dato 84% invece di, di, di positivo di voto, anche se gli aggregatori ve li tenete voi, io me li metto nel Deretano. E, no, dicevo, è chiaro che quella è, quella è roba tutta basata sul fan service, ma perché l'abbiamo detto mille volte. Non esiste una mitologia dei Ghostbusters. I primi due film dei Ghostbusters campavano della genialità dei loro protagonisti e quella roba lì non la puoi riprodurre in provetta. E quindi, essendo anche un franchise che era morto da più di decenni e che comunque ha lo, nello zoccolo duro dei fan, composto da dei fanboy che vanno a giro vestiti da acchiappafantasmi in tutto il mondo, le varie sedi dei, appunto, delle associazioni dei Ghostbusters giocano tanto su quello. Alien non è quella roba lì. Alien è fantascienza alta. Dietro Alien ci sono Ridley Scott e James Cameron. Quindi... Prodotto, prodotto comunque da Ridley sì, Scott. Sì, sì lo so benissimo, so benissimo. Ma ti ripeto, eh, io non sto dicendo, io sono molto curioso di vedere il film. Temi che la buttino troppo di fuori con l'esagerazione, magari. È eh, quello anche io, perché mi colpisce. Cioè, molto... Per me il facehugger non è un mostro che ti vuole stuprare la bocca, è il pericolo invisibile che ti coglie di sorpresa. A me eh, è un, un corridoio. Di un'astronave con questi tarponi che saltano e cercano di, di metterti il cazzo in bocca. Scusate il francesismo. Michele. Del resto mi si sta parlando un mio, di un franchise. Una, una trivializzazione, una sorta di trivializzazione. Ehm, come si dice? Del, del, uh, del di, concetto. Una, di una cosa che era comunque suggerita e così proprio esplicitata in maniera anche un po'. Buttata via dici, sostieni, confermi. Ma no, più ti... che altro non mi vorrei trovare davanti a un film che per un'ora e mezzo, un'ora e quaranta non fa altro che presentarmi situazioni appunto da videogioco di, so di sopravvivenza dove corri, corri, scappa, scappa. però poi Tuttavia, eh, però, eh, cosa ci si gioca che sul finale possa comparire un personaggio, però anche solo quello che va a ricercare, mm -hmm. no, alla Rogue One. No, che tipo c'è no, il personaggio no. che arriva lì? Non c'è un minimo no, film che non ne avrebbe sbocco da nessuna parte. Cosa ci cioè. si gioca? Ti ricordi il doppiaggio? Cosa ci si gioca? Eh, cosa ci si gioca? Eh, la tuffia. Il settimo sigillo quando giocava a scacchi. si sì, eh, James Cameron è quello che ha detto che era bello Terminator Dark Fate. Eh? Me lo ricordo. Ragazzi, voi dovete smetterla di guardare gli aggregatori. E di sentire la gente che ci mette i soldi o la faccia cosa dice si va a vedere il film senza pensare alle stronzate che dicono gli altri. Detto ciò, amico mio, che stai sulla collina ci sta la notte, cruca e assassina. Beh, sono... E dietro il palco c'è una sono contadina, in pianura, eh? sono in pianura, sei in pianura, in quella bella Livorno dove sicuramente già la gente è al mare sotto casa tua, oh, ma, ma veramente c'era già a gennaio. La gente a Livorno va al mare tutto l'anno, amico mio. Di rispondi, non sono amico tuo. Non sono allora, amico. siamo arrivati al termine eh non l'ho visto quindi bisogna fare la retrospettiva guardami eh, sì, 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 no. sì. sì, 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 lo vedrò dritto e allora cavallaccio siamo arrivati alla fine abbiamo parlato di tre argomenti che al pubblico sono piaciuti perché veramente attenzione ovviamente... attenzione ah. Io con le mie recensioni non cerco mai di influenzare la visione degli altri, anzi, dico sempre di guardare le mie recensioni eventualmente dopo aver visto il film, poi le faccio senza spoiler, perché giustamente c'è chi mi vuole ascoltare. Ma il giorno che io vorrò influenzare il giudizio di qualcun altro, io voglio che la gente mi ascolti per condividere le opinioni, non voglio influenzare quelle degli altri, cosa che invece fanno quelli ma aggregatori vedete, di merda. Vedete come per Maloso Michele, vedete come no no, attenzione. No, per Maloso, se le dicevo random name vai a fare in culo non mi permetterei mai li voglio un sacco di bene è uno degli guarda li voglio talmente bene che non capisco essendo uno dei membri più attivi della mia comunità cosa ci faccia su un canale di merda come il tuo perché riconoscono il bello caro il mio cicillo eh. capito eh? comunque cavallaccio siamo e arrivati lui? alla fine di questa puntata e adesso dobbiamo dare il la alla prossima puntata la sedicesima sul tuo di canale che. Anche perché ci sono dei film usciti di cui parlare, poi tutto quello di cui vorrai... 6 dicembre... Lo vedrò nei prossimi la, giorni. La no, recensione no. senza spoiler sul mio canale, ma magari poi confronteremo le nostre opinioni. confronteremo nella prossima... e confronterò eh, io Sto poi... guardando una nuova serie Netflix in anteprima, ma non è... Bellissima, una cosa parlare. meravigliosa che proprio dici, dici cos'è. È, è in bianco piccolo... e nero. È in bianco e nero. In bianco e nero. Basta posso oh. dire altro vabbè detto ciò la prossima settimana vi ricordo dobbiamo ancora decidere il giorno ma presumibilmente che ne so giovedì io e Michele <ride> sul mio canale faremo il nuovo <ride> esatto dedicato al miglior horror della storia del cinema Premesso che sono disposto a dare un rene per far vincere Scream, ma sarà dura. E quando dico dura, dico dura, non come la minchia di Michele. Quindi sei pronto, sei carico, sei attivo, eh lo so, ma lo sai. Oh, C'è a chi piace, eh? È giocherellone, ricorda. È giocherellone. E poi, come diceva il celebre detto, ti ricordi? Non grosso che rompa, non lungo che sfondi, ma duro che duri eh? questa è una massima notizia. Eh? detto ciò grazie per averci seguito siete stati tanti, siete stati belli vi attendiamo anche sul canale di Michele, anzi iscrivetevi se non l'aveste fatto perché sul suo canale troverete tante recensioni tante chiacchiere così, offese, minacce offese, di minacce di morte ma, 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 ecco il problema è che a Michele non piace Aster, Aster sarà presente nella griglia dei film quindi fatevi sotto e noi ci vediamo ad una prossima puntata ma Michele grazie per essere stato qua grazie a te caro Paolo il problema è chi invece ama Aster ecco eh? sì 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 sì. anche perché ma... io non lo detesto lo critico scientemente Midsommar è un buon film per esempio sì 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 ricordiamo ah, di nome o Oide Aster Oide ciao ragazzi alla prossima